Questo è un progetto che è iniziato 3 anni fa e grazie all'amministrazione che ha creduto nella mia, anche 4 ormai, che ha creduto nell'idea che avevo appunto di abbellire le scuole con questo tipo di arte, siamo riusciti a farlo all'Istituto Anna Frank. Abbiamo sviluppato 2 murales. Questo è il primo alla Marco Polo, ma ce ne sarà sicuramente un secondo. Sono le note dell'Inno alla Gioia, la famosa sinfonia di Ludwig van Beethoven, composta nel 1823, diventata la melodia ufficiale per rappresentare l'Unione Europea, diventata di fatto simbolo dell'Europa in generale. Questo murales da oggi ufficialmente campeggia sulle pareti esterne dell'Istituto Musicale, un augurio nel linguaggio della street art agli studenti e ai giovani del comune di Montecchio Maggiore, affinché la musica possa donare gioia ed energia al futuro dei ragazzi. Un modo per disincentivare l'imbrattamento dei muri, promuovendo altre iniziative simili. E questo deve essere l'inizio perché gli istituti scolastici abbiano questo tipo di messaggio, cioè le pareti devono essere belle per apprezzare la bellezza e per apprezzare la scuola. Questo aiuta molto. In questo caso la Marco Polo, con indirizzo musicale che se l'è sudato per tantissimi anni, abbiamo detto sì, questo è anche il tema giusto da portare in questa scuola.